Il mio intervento sarà un intervento a questo punto della giornata e del nostro pomeriggio breve, ma soprattutto perché credo che il Presidente del Consiglio debba parlare coi fatti più che con le parole. E quindi, siccome credo di dover parlare soprattutto con i fatti, io vi dico due che sono per me i fatti che sanciscono la richiesta di alleanza che in questi sei mesi, perché sono passati sei mesi dal giorno in cui il Presidente della Repubblica ha pensato che la soluzione per il Parlamento, che era uscito così instabile dalle elezioni politiche di febbraio, potesse essere quella che in questi sei mesi ha governato il nostro Paese. E in questi sei mesi sono due gli impegni che ci siamo presi con voi. E in linea con questi impegni voglio prendere, rispetto alle parole che il Presidente Fassino ha detto adesso, gli impegni a continuare su quella strada. Il primo impegno: questo è un governo politico, politico a tutto tondo, ed è un governo soprattutto che, quando in quelle ore così concitate in cui abbiamo dovuto far nascere la squadra di governo, un punto fermo c'è stato, e il punto fermo è stato che il ministro delle autonomie doveva essere il presidente dell'ANCI. È per me stata una scelta forte che riconfermo qui, ed è una scelta che dà un'indicazione che vuole rafforzare il ruolo ovviamente di Graziano Del Rio. Graziano Del Rio è un gran ministro a prescindere, ma la scelta di Graziano Del Rio è stata una scelta dovuta anche e soprattutto al suo ruolo istituzionale in quel momento. È una scelta che voglio qui confermare, perché fa parte di un'idea, e l'idea che non siamo noi e voi, e in questo riprendo lo spirito delle parole del Presidente dell'ANCI. Il noi e voi finisce con la nascita di questo governo, è un noi collettivo, noi rappresentanti delle istituzioni, che dobbiamo affrontare con difficoltà, con compartecipazione, condivisione, sacrifici e prospettive positive. Perché noi siamo accomunati tutti da una caratteristica: noi siamo quelli che non possono mai spegnere il telefonino, di giorno, di notte. Il nostro telefonino, i nostri telefonini sono sempre accesi, perché c'è sempre un'emergenza, c'è sempre delle persone alle quali dare risposte in emergenza, c'è sempre un problema, non c'è mai la possibilità di staccare. E io, permettetemi di dire, che questo noi lo sento quanto mai un noi che ci deve far guardare al futuro con grande senso di solidarietà. Motivo per il quale il Governo ha scelto un ministro che è un ministro che di per sé dà un'indicazione di lavoro. E nel discorso che il governo, col quale il governo è nato e ha preso la fiducia in Parlamento, essendo un governo parlamentare ed essendo quindi un governo che nasce dalla fiducia del Parlamento completamente, in quel discorso c'è stata e c'è l'indicazione del percorso che abbiamo davanti e che io voglio qui rilanciare sulla base delle parole che ho ascoltato, le parole che ho ascoltato all'inizio. E la scelta, cioè, è stata quella di dire: noi ci impegniamo al cambio di direzione. Quando si cambia di direzione, sappiamo tutti benissimo che il cambio di direzione vuol dire che non si risolvono in un giorno tutti i problemi. Parlo a persone, i sindaci, che sanno cosa vuol dire, perché ognuno di voi, quando è stato eletto, il giorno che è stato eletto, sa che ha davanti un tempo limitato nel quale deve riuscire a realizzare le cose che ha promesso, e sa che la direzione è quella che conta. E il cambio di direzione che abbiamo promesso è un cambio di direzione che, con la legge di stabilità, con la fatica di una legge di stabilità faticosa, perché è una legge di stabilità che sta ancora in un tempo nel quale il nostro Paese ha problemi significativi di finanza pubblica, ma questa legge di stabilità rappresenta, per il rapporto con i territori, con le autonomie, con i comuni, quel cambio di direzione che avevamo promesso. Innanzitutto sul tema della fine, dopo 12 anni, della
cappio del patto di stabilità che si stringe ancora di più. Il patto di stabilità per la prima volta ricomincia ad aprirsi e ricomincia ad aprirsi sulle spese di investimenti. E questo non è un motivo legato a un fatto particolare, è una scelta strategica, cioè si pensa che così si possa rilanciare il Paese. Si pensa, cioè, esattamente come il Presidente Fassino ha detto prima, che attraverso a ciò che passa dai comuni, dalle vostre attività nel rapporto con l'economia dei territori, si possa effettivamente far ripartire gli investimenti che possono generare posti di lavoro, che è l'elemento di cui abbiamo più bisogno, posti di lavoro immediati, posti di lavoro tra i giovani. Ne abbiamo parlato e ne ha parlato il Presidente Rossi prima così diffusamente e così bene. Il secondo, per la prima volta non ci sono i tagli dei trasferimenti, e anche questo è un cambio di direzione che certo è difficile da dire che rappresenta la soluzione di tutti i problemi, ma è quel cambio di direzione che avevamo detto e che oggi ci può far guardare anche al rapporto tra di noi come un rapporto tra persone che prendono impegni, li mantengono e quindi possono prenderne reciprocamente di altri impegni. Così come lo stesso tema, anch'io prendo per buono il tema delle verifiche che dobbiamo fare sulla questione della service tax, ma anche lì la posizione di quel miliardo di euro è la dimostrazione che ci siamo. Siamo al tavolo e ognuno fa la sua parte, ognuno assume le sue responsabilità. Ma questo ovviamente servirà anche per il futuro. Ho ascoltato parole importanti e io mi fermo rapidamente perché voglio dire che la legge di stabilità in Parlamento sarà discussa, la discussione e la partecipazione dell'ANCI e dei comuni, così come quella delle regioni anche, sarà ovviamente importante per cercare di migliorarla, ma quello che conta è la direzione di marcia nella quale andiamo. È una direzione di marcia, signor Presidente, che è quella di persone che si assumono responsabilità, che non dicono sempre è colpa di qualcun altro o è responsabilità di qualcun altro. Il nostro Paese credo che abbia bisogno di persone così, di persone che semplicemente di fronte ai problemi si rimboccano le maniche, decidono cosa bisogna fare e lo fanno senza scaricare su altri le responsabilità. Questa è la scelta che credo ci accomuni oggi ed è una scelta rispetto alla quale soprattutto le parole che abbiamo ascoltato adesso sul tema delle riforme istituzionali sono parole che ci devono vedere, credo, tutti impegnati. L'Italia, se non funziona, non ha funzionato anche perché le regole che abbiamo sono regole che non funzionano, regole vecchie. Io ricordo a me stesso, ognuno di voi, e risottolineo quello che il Presidente della Repubblica ci ha appena detto, quanto è stato importante per il ruolo dei comuni il cambio delle regole. Quel cambio delle regole 20 anni fa è stato un cambio delle regole che ha reso i comuni più forti, più efficaci, più in grado di rappresentare quello che hanno sempre rappresentato nella storia italiana, ma che oggi sono in grado di rappresentare sicuramente meglio grazie al cambio delle regole. E allora, se è così, non abbiamo paura del cambiamento istituzionale. È un cambiamento istituzionale che renderà il nostro Paese in grado di funzionare meglio, renderà il nostro Paese in grado di avere persone che lo governano ai livelli vari, in grado di assumersi le responsabilità e poi di fare le cose per le quali queste responsabilità si sono assunte. Questo è il senso degli impegni che stiamo prendendo, è il senso delle parole che ci siamo dette, è il senso degli incontri che abbiamo fatto in questo periodo, incontri in cui alcune cose si sono riuscite poi a fare subito, altre le faremo in un secondo momento, perché credo che ci sia la necessità, come nei vostri comuni, di sapere che bisogna tenere non soltanto i bilanci sotto controllo, ma bisogna essere in condizione di sapere che dalla crisi si esce passo per passo. Uscire passo per passo dalla crisi, e termino su questo, vuol dire essere fiduciosi, avere la giusta prudenza, perché noi sappiamo e dobbiamo sapere che non ci vuole nulla per ritornare nella difficoltà nella quale il nostro Paese era fino a qualche mese o fino a qualche anno fa. Non ci vuole nulla. Io credo che la necessità da parte di tutti noi di sapere che sono i passi giusti, la direzione giusta
e credo soprattutto le realizzazioni, passo dopo passo, che saranno quelle che ci consentiranno di arrivare ai risultati che insieme vogliamo raggiungere, quelli per i quali siamo tutti qui insieme impegnati. Io l'ho detto all'inizio e lo confermo anche adesso, sono stati 6 mesi in cui abbiamo lavorato insieme, in cui insieme abbiamo fatto tante cose, avremmo voluto farne di più, ma io sono convinto che questo metodo pagherà alla fine. Il metodo che dice rispetto alla stabilità e rispetto alle realizzazioni, rispetto soprattutto al dire poche cose e possibilmente quelle poche cose a cercare di farle, rispetto a tanti roboanti annunci che non sono quello di cui oggi il nostro Paese ha bisogno. Oggi siamo di fronte a una grandissima opportunità, quella grazie alla stabilità ritrovata di uscire da questa situazione di difficoltà, di avere nuove regole, come il Presidente oggi ci ha detto, che ci consentano di far sì che questo nostro Paese così bello e straordinario, di cui tutte le vostre città sono una più bella dell'altra, ognuna è bellissima e ognuna è straordinariamente unica, come diceva Matteo prima, unica e allo stesso tempo però siamo tutti insieme. E se siamo tutti insieme, io credo che questo essere tutti insieme debba consentirci oggi di sapere che lottando tutti insieme per questi risultati il Paese ce la può fare. Se ce la può fare, ogni comune ce la farà. Se complessivamente andiamo tutti in difficoltà, io credo che ogni comune vivrà la sua difficoltà in modo diverso. L'Italia è il Paese dei comuni. L'Italia è un Paese che ha garantito l'uscita dalla crisi e sta garantendo l'uscita dalla crisi con tutta questa determinazione che tutti ci abbiamo messo. Adesso le riforme facciamole insieme e soprattutto l'uscita dalla crisi sia un'uscita che porti crescita e occupazione, che è, penso, per ognuno di noi la maggiore delle ambizioni possibili. Grazie.